Messo a posto i Joy-Con, metto via il cane. Di Dio. Ecco il cane. Pessimo comunque questo. Mi metto via. Il cane. Secondo me è più bello in inglese. Il grip. Diciamo che la maggior parte dei. Infatti. Cioè la maggior parte dei nomi di qualunque cosa, raga, sta meglio in inglese, oggettivamente. Che siamo italiani, quindi ci siamo fatti colonizzare a livello culturale dagli americani, questo è il fatto. Dico solo che tante cose dette in inglese stanno proprio meglio a livello di pronuncia, cioè. Come se tu dici graphic designer o il grafico, cioè. Grafico, cioè non vedo perché debba essere meglio. Beh, forse non ti ho fatto, l'esempio. Cioè, noi viviamo. Mi spiace Flavio, ma è questo il punto. Non noi ti ho fatto l'esempio migliore. Noi viviamo in un paese dove vi è questo appunto il retaggio culturale che deriva da dal fatto che siamo stati colonizzati dal punto di vista culturale degli americani. Punto. E sta cosa per esempio c'è anche nel calcio. Che si usano magari molti termini inglesi che magari invece ce ne sono italiani, cioè. Poi vabbè, a me guarda che si fa, che la gente che faccia quello che voglia, cioè non si ammazza nessuno se si usano le parole inglesi, però sì, poi non lamentiamoci se il nostro cinema o le nostre, comunque a livello di le nostre produzioni di intrattenimento non fanno successo, perché anche queste cose c'entrano, cioè. Che siamo un paese molto che pensa molto a guardare la roba degli altri e non caga mai la propria. Cioè siamo un paese che magari va al cinema a vedere il blockbuster americano. Però questa secondo me è una stronzata, perché comunque sei. No, è in realtà, cioè siamo un paese che va. Se tante persone ti danno la possibilità di vedere qualcosa che di fatto tu non potresti vedere qui in Italia, cioè meno male che c'è l'esportazione. Sì, però il problema è che cagano solo quello, cioè il cinema italiano non se lo cagano in molti in Italia. Beh, ma per cioè, no, perdone, magari vanno a vedere il salone. Perdone, ma il cinema italiano è trash. La maggior parte è trash. Ma non è. Ci sono le cose belle. Cioè. C'è il Perfetti Sconosciuti, c'è il non essere cattivo. C'è il film. Che se uno si interessa poi gli piace lo scopre. Cioè, per come sono il problema fatto, del problema del cinema italiano è che la gente non va al cinema. Vabbè, anche sì, costa, cioè, costa andare al cinema. Costa, cioè, però magari quando c'è il film mainstream la gente ci va. Vabbè, cioè, il problema è che il problema del film mainstream esce uno o due volte all'anno. Anche questo è vero. Però se ritornassimo ad essere grandi ce ne sarebbero di più di film mainstream anche italiani. Perché? Ma a me il film italiano proprio come è fatto, c'è cioè proprio il sentire parlare gli attori italiani, proprio anche come sono fatte tante cose, eccetera, non mi piace. Non riesco a farmi piacere. Che sia una trashata, che sia di fatto un bel film. Comunque Takara, vieni, follow. Cosa stavo dicendo? No, il problema è che. Vieni followare, Takao. Il problema è che appunto gli spettatori magari. Comunque non sono io, Ti Dallas ha sconfitto anche Coso lì, il rumeno lì, non il rumeno, il greco. Cioè, quindi dai. Cioè, quando uno è forte, punto. Cioè. 3, 2, 1. Stavo dicendo. Ma per caso è T dalla Z. Tu che ti Dallas. Cosa stavo dicendo? Il problema in Italia è che la gente magari va a vedere che Cozzalone, ma poi non vede il resto. Che Cozzalone è divertente, ma ufficialmente meno. Vabbè, ma non è tanto di qualità, è semplicemente un discorso che guarda solo quello. No, cioè è un discorso anche di qualità. Ma non. Cioè, Flavio, porca miseria. Cioè, il problema è che oggi guardano solo quello. Cioè. Qualità non qualità, guardano solo quello. Cioè all'epoca, 30-40 anni fa, quando il cinema italiano vinceva un Oscar del miglior film straniero un anno sì e l'altro pure, era perché perché il pubblico guardava di tutto e quindi in Italia c'era stimolo per fare qualsiasi cosa. Sto parlando però, degli anni 70, 80. Però cioè, scusa, perdonami un attimo. Purtroppo oggi la gente non va al cinema come andava una volta, cioè o comunque gli appassionati sono pochi. Cioè, sinceramente di produzioni italiane di così grande spicco non ne conosco così tanto, veramente. Questo è probabilmente un bel film, per esempio. Non lo conosce nessuno. E ne parla spesso Federico Fusciante. Cioè, per dire, no? Cioè,
che il cinema italiano non sia messo benissimo, sono stato d'accordo. Non messo bene, ma secondo me anche per un ma fatto, per cioè... colpa del pubblico. Ma è una colpa del pubblico che non lo sopporta. Ma intanto se il cinema italiano non è messo bene, non si può fare una cosa. Cioè, è come io che voglio fare il game designer in Italia. Che non si può fare, secondo me, perché aziende di videogiochi stanno in Sicilia, c'è cioè la mini Silicon Valley. Però non è in Sicilia. Però di fatto, ragazzi, non c'è un così grosso movimento. Ma a Milano, per esempio, potresti trovare lavoro a Milestone. Ma sono assolutamente d'accordo. Però, però c'è a Torino meno... c'è qualche realtà indie. Tra cui xCloud. Tu dici così, giusto? E l'altra che inizia con l'ove, non mi ricordo. Ascolta un attimo, tu dici così adesso. Perché pensi che in Italia ci sono queste cose qua, che però sono comunque cose decisamente minori rispetto a cose che sono in America o in Giappone. Ho capito, però il problema è che noi non ce le caghiamo. Io ti faccio capire questa cosa. Ma se Flavio, il problema è che in America hanno quello che hanno perché il cinema, perché la gente va al cinema. La gente va al cinema, cioè, ma hanno anche l'industria. Perdona, ma hanno anche l'industria tutta loro che è basata su Hollywood. Scusa, che Hollywood è. Cioè. Ma se la gente non andasse più al cinema. Oh, vedi che ha aggiornato le visual, Madonna, ci ha messo un tango. Se la gente non andasse al cinema in America non ci sarebbe questo splendore. Tranquillo. Perché non ci sarebbero soldi a livello interno. Perché. Cioè, questo discorso non ha proprio senso. Perché non ha senso? Perché intanto i soldi che si fanno in America al cinema se li fanno anche qua in Italia con i cinema. Però fidati che quando con i film blockbuster se li fanno i soldi, All'estero. Questo discorso qua all'estero non guadagni tutta la cifra, però magari. Cioè, hai comunque più tasse, più cose. Cioè, quando tu fai un prodotto e in casa tua incassi da Dio, parti avvantaggiato, tutto qui. Cioè, non so, sinceramente. O per farci un esempio, in America i nostri film non se li prendono, ma intanto anche loro c'hanno un sacco di merda. La merda li danno tutta. Ma devi capire una cosa, che l'Italia non è famosa per i suoi film, Lo era. L'Italia una volta era un bel... L'Italia è famosa per altre cose, per il sì, mangiare, però una per volta... l'arte, eccetera. Ma non è ma anche famosa per i film. Cioè, l'Italia è il paese che ha vinto più Oscar del miglior film straniero di tutti. Cioè, non è... Non siamo un paese dell'ultimo pirla. Però li vinceva fino a 20 anni fa, a parte del 2014. La grande bellezza. Ma perché... Purtroppo tu hai pregiudizi. Non ho nessun pregiudizio. Lo stai dimostrando. Non hai nessun pregiudizio. Dico semplicemente che in Italia non siamo famosi per questo. Non è un pregiudizio, è un dato di fatto. Non è un dato di fatto. Mi piace, su. E non è vero, non è così. Ma perché, perdona, è vero, però noi facciamo qualcosa per risolvere la cosa. Scusami, perdona. Questo silenzio penso sia già una bella risposta. No, cioè, per piacere. Se aspetti che ti risponda, magari. No, cioè. Ti risponda e ti dico. Se uno è convinto, dice subito sì. Però. Ti dico sempre. No, stai pensando ai cinepanettoni. Come. Ma perché, il fatto è questo, non ci sono solo cinepanettoni in Italia. Però il problema è che quelli che fanno far soldi qua sono quelli. Ma io cosa ho detto prima? La gente va solo a vedere le cose ultra famose e poi basta. Io ho parlato del pubblico prima. Cosa stavi sentendo? Io prima, Flavio, ho detto proprio questo. La gente va a vedere Checco Zalone e quelle altre quattro minchiate e poi basta. Però non è colpa delle altre minchiate, è colpa del pubblico. Ci siamo. Cioè è colpa del pubblico, non delle quattro minchiate. Quelle quattro minchiate fanno soldi, cioè. Fanno il loro, fanno quello che devono fare. Cioè. Ribadisco che non siamo. Cioè, qui è il pubblico. Non siamo famosi per il cinema, come non siamo famosi per il videogioco, quindi qui a fare videogiochi e cinema non si può. Punto. Ma perché siamo noi i primi che ci impediamo? Che pensiamo troppo di non poter vincere contro gli altri. Che ci mettiamo subito e ci sconfiggiamo subito. Cioè. Mentre non è vero. Cioè, la Rainbow, quando ha fatto Women's Club ormai quasi 20 anni fa, ha dimostrato che in Italia le cose di un certo livello si possono fare. Basta solo volerlo fare. Perché i Genio Straffi avrebbero potuto fare tranquillamente la stessa cosa in Francia o in Canada. Avrebbe avuto più facilità. L'avrebbe fatta più presto e avrebbe avuto mezzi migliori. Ma lui ci ha creduto, ha avuto le palle e l'ha fatto in Italia. E si è fatto un sacco di soldi negli anni. E oltre ad aver portato un po' di prestigio alla storia dell'animazione italiana.
risolta, raga. Tabula rasa. Cioè. Suicidio di massa di grana. Cioè, cosa migliore. Cioè, nel dubbio, raga, quando non sapete cosa fare su Smash, vi suicidate insieme all'avversario. Cioè. Sì, comunque sì, nella poi il vantaggio di Women's Club è anche che ha fatto un grande successo interno, perché in Italia ha straspopolato. Se parli di animazione italiana, ok. Sai perché sto parlando anche di animazione? Perché alla fine, per quanto sono modi diversi, certe cose sono molto simili, cioè alla fine hanno delle similitudini che tu puoi prendere ad esempio e parlarne come se fossero uguali, anche se non lo sono. Cioè io sto parlando dell'animazione perché è più il mio campo, quindi posso fare più esempi. Cioè Winx Club ha fatto un successo della Madonna, perché alla base ha fatto successo in Italia. Sì, vabbè. Perché ci sono state tante altre serie italiane che all'estero sono andate bene, in Italia invece hanno floppato e non sono andate avanti. Ribadisco, cioè, allora, ricordi quando ho detto prima una cosa, cioè il Giappone è famoso per i videogiochi o comunque fumetti, videogiochi. Cioè, a livello di media, dico io, non è famoso per il cinema. Il cinema giapponese. Cioè, però quanti pubblico, film però lì il pubblico giapponesi va. Originali hai visto te? Penso nessuno, cioè, ho visto solo adattamenti di manga e anime. Appunto, dico, cioè, non è famoso per io quello. Non sono, io non sono però ognuno, però perdonami. Ognuno è famoso per quello che è famoso. Perdonami. Io non seguo il cinema, però questo è il punto. Sì, ma io vabbè, come lo sai come funziona in Italia, no? Che cioè i film stranieri non vengono portati, no? La maggior parte delle volte. Perché i distributori non vogliono rischiare, non se la sento. E pace. Magari in futuro cambierà un pochettino, visto che Parasite ha vinto l'Oscar. Sì, ma non è questo il punto. Il punto è che avendo poco materiale da vedere, te lo vedi anche poco. Io in realtà non sono comunque convinto che in Giappone si produca poco. Secondo me producono tanto. Di film? Perché lì il pubblico al cinema ci va, molto banalmente. Cioè. Beh, perché io questa cosa qua proprio non riesco a capire. Cioè, in Italia al cinema non ci vanno le persone. Ma ci vanno di persone che vanno. Ci vanno solo per i grandi titoli. E questo è il punto. Cioè, io adesso. Cioè, ci vuole il grande nome per farli andare. Adesso a me è venuta voglia di tornare, ma perché è tanto che non si va. Cioè, ci vogliono solo le cose che le pre-interessano, come After 2 per esempio, ma come come sarà il secondo film dei Me contro 3, sai chi sono? Sì, quei due idioti che fanno video per bambini lì. Sì, sì, però con una spesa vicina allo zero si faranno i soldi. Cazzo, no, ragazzi, ce l'avamo quasi. Dio cane! Cioè, il problema, Flavio, è che quando tu vivi in un paese dove gli appassionati, la gente che praticamente vede di tutto e poca, che tu sfiga. Non hai, tu difficilmente avrai fondi per fare certe cose. Cioè la Corea del Sud ha questa filmografia non a caso, perché lì il pubblico va al cinema, guarda Sunny tutto. Benvenuto Sunny, si levano anche se questa è una, cioè è una proprio una cazzata, cioè. Mi spiace, no, comunque fidati Flavio. Vabbè, in realtà fra un po' chiudiamo perché sono già le 5 e mezzo, cioè siamo già in realtà quasi, è un po' questa. Cioè, facciamo 4 ore di live anche oggi. In realtà è questa, che in Italia purtroppo a parte poche cose non vanno, il cinema non va perché il pubblico non è, viene frega un cazzo. Perché il lo pubblico, dici tu, perché cioè, il pubblico, adesso io il pubblico io anzi sarei andato con spiega di Greta Leans, ascolta, mi sto anche facendo una critica a me stesso. Il pubblico, noi tutti siamo troppo interessati a guardare roba americana e giapponese, punto. Non ci vuole, cioè quando il pubblico è troppo pensa troppo ad altro e non pensa mai anche un minimo alla sua cultura, non va. Cioè, questo è il punto. Dovremmo essere una un cosa po'... che dovremmo pensare un po' di più a noi. E lo dico io che sono appassionato dell'animazione giapponese, Cioè, perché si possono fare tutte e due le cose tranquillamente, cioè. Però certo, io guardo animazione giapponese, la consumo, però quando per esempio
Poi vedo che sì. Inizia un progetto di, di una serie o soprattutto un film d'animazione italiano. Mi interessa, cioè penso solo a quello perché. Però è una cosa. Perché cioè, è una cosa più nostra. Però è una cosa che dipende. Cioè, è una cosa nostra. È una cosa che dipende dalla persona. Cioè, cioè dipende dalla persona. Però secondo te perché in Giappone c'è una produzione d'animazione della Madonna? Perché la gente lì li guarda. Ma. Non è questo il punto, è che lì è più tradizione. È tradizione cioè, perché li guardano! Flavio, c'è cioè, porca miseria! È tradizione! Li guarda! È tradizione, ma non li perché guarda, li guardano, ma perché di base loro hanno questa. Ma cioè, non è che la tradizione è caduta dal cielo, se la sono guadagnata! Fammi il nome di serie TV, anime, o comunque cartoni animati che fanno qui in Italia, che hanno fatto qui in Italia e che hanno sfondato. Winx Club? Beh, una. Monster Allergy con l'adattamento animato che noi siamo famosi per le serie animate. No, ma non cosa c'entra? Siamo famosi come Giappone come serie animate in tutto il mondo. Oggettivamente. Rispetto al Giappone no, grazie a cazzo. Allora, dai. Però perdonami, dimmi per cosa è famosa la Francia. La Francia, non lo so, le bombe atomiche. Piacere serio. Le bombe atomiche. Dai, per piacere. Cosa è famosa la Francia? Beh, dico l'ultimo poi sono sei, la Tour Eiffel. No, questo è vero, dai. Questa è una cazzo, cioè non c'entra nulla, però è fattuale questo. È fattuale. La Francia non è famosa in sé per le serie, però è il maggior produttore europeo di serie TV. Cioè io dico, di serie animazioni. Io posso dirti, è un paese Francia. È un paese che per gli appassionati è importantissimo per l'animazione, però non è conosciuto da nessuno. Quindi cosa c'entra? Però non è la tradizione. Cosa c'entra? Cioè, è una cosa in più al massimo. Cioè, in Giappone sono proprio diventate cose importantissime. Ma se domani smettono di guardarle, l'industria crolla di brutto. Anche perché il 40% degli studi giapponesi è il rosso. Quindi pensa un po'. Io ti dico solo che la Francia è famosa per il campo videoludico. C'è la Ubisoft. Una pistola puntata contro una persona che va in giro con una spada. Però per dirti, volevo ritornare. È chiaro che noi moriamo. Volevo ritornare. Il discorso dell'importanza del mercato interno. Fammi fare degli esempi dell'animazione italiana. Winx Club ha sfondato perché in Italia prima di tutto è andato alla grande. Cioè è successo incredibile. Winx Club non l'ho mai visto. Ma tu? Ci sono stati addirittura gli spettacoli al teatro. DVD hanno venduto dalla grande. E tante altre cose. Altre serie che all'estero sono andate bene, tra cui Angel Friends, che anche questa probabilmente non conoscerai, fatta dalla Mondo TV insieme a Mediaset, per esempio. È una serie, no? Che ha, penso, almeno diversi film, oltre una prima stagione e una seconda stagione. In Italia, mentre all'estero ha avuto successo, in Italia c'è. Cioè, come chi sfascia il controller contro chi non lo sfascia. Per piacere. Scusa, dovevo dire la sua. Comunque, prego, continuo. In Italia non se l'è cagata nessuno questa serie. No! Uno può anche dire giustamente perché non era al massimo, però in italiano non è stata nemmeno doppiata i film alla seconda stagione. Invece stiamo parlando di una serie che all'estero ha avuto successo. Cioè è andata bene, il successo penso forse sia un po' esagerato da dire. Però il punto è questo, se alla base c'è questo poco interesse del pubblico, ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? C'è un sacco di gente oggi online. Dove vogliamo andare? Cioè, che ci guardiamo solo le cose ultra mainstream. Degel. Cioè, dai, Degel, vieni a. Lo dico io che Winx Club la considera la miglior serie occidentale d'animazione. Lo dico io. Però. Era una moda assurda all'epoca. Per questo la gente se l'è guardata. Sennò faceva una brutta fine anche quella serie. Cioè, il problema dell'Italia è che il pubblico italiano non ha interesse nella roba italiana nella maniera giusta. Cioè, o se ce l'ha, ce l'ha molto poco. Sono in pochi quelli che. Da quanto stiamo in streaming? 3 ore e 20. Allora che adesso chiudiamo. Cioè, manca una base di pubblico bella grossa su tante cose. E 54 follower. Cioè. Potente sta mossa. Sì. Cioè, boh, comunque, boh, può anche darsi che hai ragione tu, però
secondo me il fatto che la gente non va al cinema c'entra poco, perché se davvero... c'entra invece, cioè no, aspetta, c'entra, aspetta, perché nel caso del film nel caso del film dipende anche dal distributore cosa vuole fare. Chiaro. Allora, nel caso non è solo questione che la gente va al cinema, perché un film italiano la gente va volentieri a vederlo qui in Italia. Un film italiano. Io se non è conosciuto, no, come fanno a conoscerlo? Cioè io andrei volentieri. Ma non conosci, lo conoscevi non essere cattivo? No, perché non è mai uscito. Cioè, non è mai stata fatta una pubblicità seria. Cioè io quando penso a pubblicità seria penso sempre a Super Mario Odyssey, no? Che per esempio, cioè, tu lo desideravi proprio tanto quel gioco. Vabbè, quello era, cioè, e stiamo parlando di Nintendo, uno dei brand più importanti al mondo, oltre che anche Mario stesso è importantissimo. Sì, però anche Nintendo chiaramente si è sempre... è un altro caso, però aspetta, perdonami un attimo. Perdonami. Non è che devono essere, cioè, il fatto è proprio questo, tu lo... Cioè, mai anche tu guardi roba che ti interessa principalmente. Fammi finire un attimo, volevo dire, cioè, questa cosa qua. Tu dirai è vero, è un marchio già affermato, eccetera. Però è anche vero che Nintendo non si è saputo sempre vendere bene. Con Wii U abbiamo visto che... No, voglio, vabbè, Wii U lì purtroppo. Allora scusa, sì. allora perdonami. Ammetti che è vero che con Mario Odyssey hanno fatto un'operazione di marketing differente. L'avevo detto l'ultima volta che con Switch alla base ha lavorato benissimo Nintendo. L'avevamo detto l'altra volta, quindi per carità. Però cosa c'entra questo? No, c'entra per farti capire che c'è un'operazione, Flavio, di marketing fatta bene dietro. Flavio, posso dire, è più facile cosa, che ti vadano a vedere il film questo al cinema. Sì, ok, l'ho sempre detto che il marketing è fondamentale. Però se uno è interessato, se uno è interessato a tutto, diciamo, il cinema, segue le pagine giuste, i movimenti giusti e i film immediatamente li conosce. Tutto qui. Cioè, magari se basterebbe, per esempio, non ne so, seguire il Frusciante, seguire tanti personaggi che guardano il che parlano di cinema per conoscere i film. Cioè, sì. Io questo dico. Poi vabbè, è chiaro che essendo guadagnano poco, non possono permettersi magari di spendere tantissimi soldi per il marketing, e quindi il marketing stesso è quello che è, chiaramente, però il problema dell'Italia allora vedi che non è tutta colpa degli spettatori, ma è un cane che si, cioè, la causa principale di tutto questo è la mancata di interesse da parte del pubblico. Lo dico io. Non è vero che gli manca interesse da parte del pubblico. Ma scusami, perdonami un attimo, io a Luce Cinemas potenzialmente mi vedrei volentieri tutti i film che dà, però costano 8,50€ a film e non ho sempre tempo di andare a vedere. Ma guarda che tu ci vai spesso al cinema, quindi non sto parlando di te, Flavio, non prendertela sul personale, per piacere. Non sto andiamo parlando di te. Sul personale, cioè, io sto parlando dal punto di vista generale, perché tu mi dai l'idea di essere abbastanza appassionato, anche se forse dei film italiani non so quanto te ne possa fregare, dai, cioè, non me ne frega più di tanto, l'ha messo, cioè, però, la missione, ho parlato fino adesso, e questo è il punto, non è, cioè, in un paese del genere, no, dove... me ne frega, però se ad andare a vedere io vado a vedere in un paese come il nostro, dove la maggior parte pensa alla cosa che hai detto, magari non lo ammetterebbe, come fa il cinema ad esprimersi come si deve? No, aspetta, se parte quei pregiudizi che solo cinema panettoni e stronzate, se c'è la possibilità, cioè, non è facile. Se c'è la possibilità di vedere un film serio, volentieri lo faccio. Ma tu devi capire anche questo. Ma tu hai detto, lo faccio prima, volentieri. Ok, ma se tu hai detto prima che non ti interessa, significa che essendo i film magari interessanti, di solito sono di nicchia, magari a te proprio non ti arrivano. E quindi non li guardo. Non mi arrivano, ma se mi arrivassero. Ma se tu fossi perché non mi interessa? Sì, ma se tu fossi interessato, ti arriverebbero. Beh, mi ascolti, ho detto che non mi interessa. Ho capito, ma è la cosa grave. È grave questo. Blue Magic. È grave questo. Io questo. Quando parlo che della gente che non si ricarica, parlo di interesse proprio. Blue Magic. Io parlo di interesse. Okay. Parlo di un pubblico che non è interessato al cinema italiano come si deve. Io non sono interessato, no? Ma è grave. Problemi. È grave. Tu sei interessato, visto che parli? Io sarei interessato, infatti io, non guardando il cinema come tu ben sai, probabilmente adesso che inizierò a guardarmi un po' più film, inizierò dai film italiani. Allora mi sa che non inizi neanche bene. Inizierò dai film italiani perché semplicemente
semplicemente sono quelli che mi interessano. Ernesto, noi purtroppo come italiani copiamo anche tanto dagli americani. Perché siamo, come ho detto prima, siamo molto colonizzati e pensiamo solo a loro, cioè perché li prendiamo come esempio anche quando magari non dovremmo prenderli. Ma cosa, Dallas se n'è andato? Allora mi si è